24 giugno. Yerevan ormai è alle nostre spalle. Sono in sella alla mia moto da qualche minuto in mezzo al traffico. Il rumore rotondo del motore e il suo regolare scoppio sembrano un buon viatico, una buona premessa. C'è sempre un po' di apprensione nell'inizio di un viaggio. Nei primi chilometri ascolti la moto, ti abitui alla sella, controlli la posizione dei comandi. Poi, piano piano, la tensione cala. Tutto sembra girare, ti abbandoni alla strada. Lo sguardo si concentra sulle cose intorno a te. Sorridi alla vista di un vecchio furgone Watts, euro nulla, che fuma come un vaporetto. Ti sorprendi che circolino ancora le squadrate Lada, che tanto assomigliano alle nostre Fiat 124 degli anni 70. Sfiori una imponente Guts. Ti chiedi come si possa condurre per strada questo dinosauro di un tempo remoto. Eppure convivono, accanto a arroganti Porsche, Audi, BMW, tirate a luce, scintillanti, 9 di pacca, ostentate come segno di vittoria sulla povertà. D'un tratto il traffico sciama, si acqueta, la campagna si accoglie con i carri carichi di letame, la gente china nei campi, le donne sulla porta a scrutare i rari viandanti, bambini bradi come i loro animali, tutto riacquista dimensioni più umane. La stretta strada si inerpica sulla montagna, tornante dopo tornante si sale, in lontananza la neve, vecchi carri offrono rifugio ai pastori, greggi di pecore si raccolgono intorno a tende sghembesce. Sullo sfondo, in controluce, la fortezza di Amber presidia la valle. Accanto a una piccola chiesa, un custode annoiato controlla i pochi turisti. I bastioni, con millenaria memoria, sembrano reggere al timido tentativo di un nascente turismo. Tutto è ancora intatto, di commovente bellezza. Ripercorre al ritroso un tratto di strada, riprende a salire. Già da qualche chilometro la vegetazione è scomparsa, il verde dell'erba contrasta con il bianco della neve. Non resisto, mi butto per prati, provo ad attraversare un tratto innevato, fallisco miseramente. Il ghiaccio blocca la ruota, mi sento un po' stupido, la mia anima di bambino ha prevalso. Con non poca fatica ne esco, riguadagno la sottile striscia d'asfalto. Rivoli d'acqua scorrono, in un tratto la neve ancora resiste, fa un muro di cornice alla strada. Sulla cima il vecchio edificio dell'osservatorio astronomico appare improvviso, si specchia in un grigio lago, siamo a 3000 metri. Al lato un piccolo rifugio invita alla sosta. Sono agitato, non mi posso fermare, ho bisogno di strada. Saluto i compagni e proseguo da solo il viaggio. Scendo la valle, i cespugli di rose selvatiche emergono come primi coloni dei prati. Ritrovo la vegetazione, l'odore pungente dei fiumi.
Valli di una terra profonda si alternano a ripidi tornanti, poi la terra si spacca, cade verticale in una gola profonda. Costeggio un impetuoso torrente. Vecchie fabbriche abbandonate segnano il luogo, non mi disturbano. La polvere le ricopre, il cemento di corrosi pilastri lascia intravedere il ferro bruno delle armature. Sembra quasi che la montagna si stia per prendere una rivincita sulla fragile opera dell'uomo. I tornanti risalgono la costa. Un cartello indica la meta. Monastero San Hin. Mi incammino per una lunga scalinata. Le annerite mura di pietra del monastero appaiono tra gli alberi. Il luogo sembra uscito direttamente dal Medioevo. La quiete che lo circonda è surreale. Le colonne della chiesa sono piene di iscrizioni. Cammino su un pavimento coperto di sconnesse tombe. Mi aggiro nel vestibolo. Una luce filtra tra le alte volte di pietra. Un brivido mi percorre la schiena. Qui i monaci insegnavano l'arte della miniatura. Non voglio fare l'esperto, non lo sono, ma in Armenia sono state inventate quattro forme di scrittura. L'Erkatagir con lettere corazzate utilizzate nei manoscritti. Il Bolorgir corsivo che fu inventato nel X secolo e utilizzato per i primi libri stampati. Il Notgir minuscolo usato in modo diffuso durante la diaspora armena. Infine il Seg Agir, scrittura obliqua, che è la forma di scrittura più comune al giorno d'oggi. Sento un tuono, mi scuoto, esco fuori sotto nere e minacciose nubi, mi incammino sulla strada di ritorno. Salgo e scendo una scoscesa valle. Costeggio un placido fiume. È quasi il tramonto. Nonostante i molti chilometri, non sono stanco. L'adrenalina è a mille. Gli occhi sembrano non avere quiete. Si appiccicano le cose, al verde dei prati, alla bruna pietra, al rosa del tramonto. This time we'll start again. It's crazy, right? An ideal place for us to hide. To profess. L'hotel è al margine di un villaggio rurale. Scorgo Jacopo e Marco in attesa. Mi sorrido, forse sollevati che sia tornato, che non abbia proseguito verso l'orizzonte. Li abbraccio. Felice mi butto sotto la doccia. Lascio che l'acqua scorra sulla pelle. Appoggio la schiena alla parete. E rimango lì a farmi accarezzare dalle gocce, come sotto un temporale. Last bite.